Buongiorno, bentrovati, bentrovate, scusate il ritardo, come si dice, ma è arrivato in ritardo l'aereo, poi dovevamo aspettare un altro degli ospiti del festival che doveva recuperare il bagaglio, insomma abbiamo fatto più tardi del previsto, però finiremo, come giustamente richiesto dalle insegnanti e dagli organizzatori, entro ovviamente una quarantina di minuti da ora per consentirvi poi di andare via in tempo. Allora, io in realtà pensavo fosse come dire, una conversazione tra me e un'altra persona su questo tema del futuro, della memoria, visto che l'edizione di Lector in Fabula di quest'anno è giocata sulla scoperta del futuro. E invece farò, non dico un monologo, ma insomma racconto qualcosa e poi spero che ci sia qualche interlocuzione, qualche segmento di dialogo. Io penso che da un certo punto di vista non esista altro spazio per chi scrive che la memoria. Detta così sembra che uno scrittore o una scrittrice siano necessariamente costretti a ricordare oppure a lavorare su un orizzonte di ricordo. Invece proviamo a leggerla in un altro modo. Tutto quello che noi scriviamo, qualunque natura abbia quello che noi scriviamo, qualunque genere sia a qualunque genere sia legato, ha a che fare con un vissuto. E in questo senso anche la scrittura che non si manifesta come autobiografica, come direttamente autobiografica, cercherò di chiarirlo tra un attimo questo punto, è basata su un materiale vissuto, di vissuto. Faccio appunto l'esempio più pratico. Se io vi raccontassi, vi chiedessi di raccontare una storia che può essere anche vicina ai generi dominanti magari nella lettura dei giovanissimi, penso al romance, al fantasy, anche la storia più fantastica, sbrigliata, fantascienza, a proposito di futuro, e voi appunto vi mettete nella condizione di immaginare dei personaggi, è chiaro che state in un orizzonte di fiction, cioè l'idea che tu costruisci un'identità e questa identità poi ha una sua autonomia dal reale, dal cosiddetto reale. Bene, anche nel momento in cui voi faceste questo gesto, in realtà state attingendo a un vissuto e dunque a una memoria. Perché questo? Perché nel momento in cui io racconto un tizio X e una tizia Y che si muovono in un certo contesto, fosse pure la Terra, il pianeta Terra nel 2084, io necessariamente sto attingendo a qualcosa che conosco, a qualcosa che so, a qualcosa che ho vissuto come esperienza, anche solo come immaginazione. In questa prospettiva la fantascienza, che è un particolare e felice genere della letteratura e del cinema, sembra qualcosa per cui l'immaginazione si sbriglia al punto da intravedere il futuro, un futuro potenziale. In realtà, come dimostrano grandi scrittori di fantascienza, penso soprattutto a Ray Bradbury, Asimov magari in modo diverso, ma soprattutto Bradbury è l'autore di Fahrenheit 451, quindi qualcuno di voi avrà almeno adocchiato, diciamo, no, nel suo percorso di lettore o di lettrice, anche soltanto perché sono oggetti culturali la cui fama poi si impone anche senza un contatto diretto. Bradbury è essenzialmente uno scrittore di memoria, anche quando scrive Cronache marziane, che è un libro che racconta un futuro nemmeno distopico, un futuro potenziale che ha a che fare con la vita su un pianeta che forse è stato abitato, che forse sarà riabitato. Beh, in ogni caso Bradbury attinge a un materiale che è fatto di ricordi umani, di ricordi di esperienza umana. Facciamo un altro esempio, è un film di circa 40 anni fa, che credo almeno una volta nella vita abbiate visto almeno all'80%, cioè E.T. di Steven Spielberg. Immagino che nella vostra infanzia sia passato almeno per qualche frame questo film, in cui si racconta un piccolo, perché ha dimensioni minime, extraterrestre, immaginato da Spielberg, come forse tutti continuiamo a immaginare, non si sa bene perché, pure su questo dovremmo interrogarci, ma perché noi gli extraterrestri li immaginiamo come omini verdi o con le antenne o figure, diciamo, che sembrano un po' dei piccoli rettili mobili, oppure degli androidi, degli iperandroidi, diciamo così, senza che poi in realtà finiamo per davvero per completare un'idea che dovrebbe portarci a concludere che noi non sappiamo niente del non umano altrove, quindi potrebbe avere una fisionomia che non riusciamo nemmeno a contemplare. Ma nemmeno a contemplare significa nemmeno ad avere un minimo sentore di quello che potrebbe essere una vita alternativa a quelle che conosciamo, alle forme che conosciamo qua. Comunque, questo, diciamo, farebbe esplodere un po' la testa, no? A spingere il pensiero lì dove esiste vita che non è una vita assimilabile alle forme di vita che conosciamo.
Comunque, a un certo punto, un regista geniale come Spielberg, siamo all'inizio degli anni Ottanta, si inventa questa creaturina alta quanto un comodino che si chiama E.T., che è stata sbarcata da una navicella spaziale che finisce nel giardino di casa di una famiglia americana. Il modo in cui E.T. interagisce con un bambino che poi se ne prende cura come fosse un animale domestico è un modo tutto umano, integralmente umano. E quello a cui fa pensare E.T. anche nelle fattezze è che si possa costruire un personaggio non umano solo a partire dall'umano, anche per opposizione, per contrasto, per integrazione. In ogni caso, quello che tu senti a un certo punto in quella famosa frase, che non so a quante orecchie sia arrivata tra le vostre, per cui E.T., manifestando la sua nostalgia di un altrove, dell'altrove a cui vorrebbe ricongiungersi, dice E.T. telefono casa, quell'E.T. telefono casa è l'esperienza della lontananza da un luogo che chiamiamo casa. E quindi anche questa è una dimensione dell'umano. La nostalgia di un luogo che tu consideri familiare, che consideri tuo, che sia il pianeta di un'altra galassia, è rilevante fino a un certo punto. Quindi, questo per tornare alla scrittura, anche quando io racconto un alieno, sto attingendo a un vissuto. Sto attingendo a qualcosa che so, di cui ho fatto realmente esperienza. E questo per ogni personaggio che io posso mettere su una pagina accade. Accade perché non può che accadere. Se io racconto una persona che accarezza nel verso il pelo di un animale domestico, se io racconto un bacio, una qualunque forma di vitalità e di emotività umana, è perché per certi versi l'ho sfiorata, l'ho incamerata, l'ho fatta mia, l'ho contemplata, l'ho osservata, ho saputo fermarmi a guardarla. E questo è semplicemente perché non posso che scrivere di qualcosa di umano. Il titolo di questo romanzo da cui la conversazione parte o dovrebbe partire, sì, è un titolo che sembrerebbe contraddire tutto questo, invece lo conferma. Ho scritto questo libro che è uscito un anno fa e tra l'altro l'avevo presentato praticamente in anteprima qui, quindi è come una specie di primo compleanno di un libro, che oggi i libri durano molto meno di un anno in realtà nella visibilità. Questo libro ha avuto la fortuna di finire in finale al premio Strega e questo gli ha dato una sorta di seconda vita, per cui ormai penso di aver superato le 100 presentazioni di questo libro. Ma la cosa che ogni volta mi viene chiesta è perché ho intitolato Romanzo senza umani un libro che invece contiene molti umani. E l'ho fatto per due ordini di ragioni che cercherò di condividere con voi, perché poi prescindono dalla lettura effettiva del libro, sono un pretesto per dialogare intorno a questi temi che mi sono stati proposti. Partivo da una domanda: si può scrivere un romanzo senza umani? Quindi questa domanda che adesso mi sto ponendo con voi direttamente discende da quello che ho detto fin qua. Si può scrivere un romanzo che sia privo di umani, di figure umane? La risposta secondo voi qual è? Sì. E infatti sono d'accordo con chi annuiva e diceva sì. Si può scrivere perché io, come dimostravo citando E.T., posso contemplare caratteri, dimensioni di vita che non sono del tutto assimilabili a quella umana. Ma d'altra parte potrei scrivere un libro interamente animato da figure fantastiche oppure, per esempio, da presenze animali. Un libro che ha vinto il Campiello qualche anno fa di un esordiente che si chiama Bernardo Zannoni, che ha tra i 25 e i 30 anni, uno scrittore nuovo e giovane, si intitolava I miei stupidi intenti e aveva come protagoniste delle faine, quindi degli animali. Degli animali che sono naturalmente un po' antropomorfi, come nelle fiabe di Fedro o di Esopo o di La Fontaine, ma comunque non ci sono figure interamente umane nel libro. Ecco, in questo senso quindi la risposta è sì, quella più immediata e quella più inoppugnabile, sì, posso farlo. Posso scrivere un romanzo in cui l'umanità è stata travolta da una catastrofe, da un'apocalisse, e il racconto comincia in una terra desolata in cui umani non ci sono più? Posso farlo, è stato fatto. Posso farlo al cinema, posso farlo in letteratura. C'è un romanzo di uno scrittore che si chiama Cormac McCarthy, che si intitola La strada, è uscito nel 2006, e ci sono un padre e un figlio che camminano lungo una strada verso il mare. Intorno non c'è quasi più nessuno, sono rimasti pochissimi sopravvissuti a una catastrofe di cui noi non conosciamo le origini, le radici, le motivazioni. Allora, da un punto di vista contenutistico, si può scrivere un romanzo senza umani,
E il momento in cui io mi ero posto il tema coincideva con la volontà di raccontare una storia che rimanda al 1572-73, quando le temperature in Europa crollano vertiginosamente, c'è una sorta di crisi climatica determinata da ragioni non antropiche che fa appunto scivolare in basso le temperature e il paesaggio dell'Europa centrale è dominato da un inverno che sembra interminabile. Tenete conto che tra 1572 e 1573, per esempio, in particolare un lago nel centro Europa, che è il lago di Costanza, gela completamente, resta congelato per 6 mesi consecutivi. Questa visione che avevo trovato in un libro sulla storia del clima mi aveva così conquistato che ho pensato, adesso faccio un libro di 150-200 pagine in cui esiste solo questo paesaggio naturale. Avrei messo a dura prova forse la pazienza e l'interesse del lettore, ma era una sfida, quella di raccontare un paesaggio senza figure umane. Provate adesso, anche quelli che non sono appassionati alla letteratura e alla scrittura, che credo comunque siano la maggioranza, provate a pensare come si potrebbe scrivere un romanzo in cui non appare nessun uomo. Che cosa potrebbe accadere se io addirittura eliminassi delle presenze animate in termini animali, per l'appunto, cioè non vedo muoversi niente. Il paesaggio che io avevo davanti era un lago congelato, degli alberi spogli e solo neve e ghiaccio. Infatti il libro comincia con questa descrizione, dove non c'è nessuno. Se qualcuno mi allunga una copia che sta qua dietro, vi leggo l'inizio, qualcuno ce l'ha anche lì, sì, ma insomma... È solo per dirvi che lo sforzo io l'ho fatto per poi fallire in qualche modo, no? Perché mi sono reso conto che invece non era possibile fare una cosa del genere per 200 pagine e forse anche per fortuna dei lettori. Ma l'inizio dice così: in assenza di occhi umani, e questo già nell'incipit dice che io volevo addirittura presupporre un'assenza di sguardo umano. Però, domanda filosofica delle 12:26 di lunedì 23 settembre. Se non c'è nessuno che guarda, esiste la possibilità di raccontare? Domanda che adesso lascio appesa e poi riprendiamo. Comunque, in assenza di occhi umani, la catasta di uccelli precipitati sul ghiaccio non suscita nessuno stupore. La temperatura è scesa di quasi 20 gradi sotto lo zero, le emozioni mancano da giorni, disperse, come il governatore noto per avere camminato sulla superficie congelata del lago, contando i passi che separano Lindau da Bregenz, 7330. Catturato dalla nebbia è la voce che allude al suo destino, imprecisa, in ogni caso arresa. Il batticuore degli animali selvatici, non più destato dai cacciatori, è solo una conseguenza dell'ipotermia. I lupi, come nelle fiabe, è preferibile non incontrarli. Va comunque male alle anatre che a centinaia muoiono assiderati. E poi dice: il grande lago è coperto di ghiaccio, quindi non c'è nessuno. Il governatore che aveva tentato, questa è una notizia che ho trovato in una fonte dell'epoca, di attraversare per intero il lago ghiacciato, è poi rimasto intrappolato nella nebbia e nel disorientamento. Le anatre muoiono assiderate a centinaia e c'è una catasta di uccelli precipitati sul ghiaccio e congelati. Le temperature appunto toccano i 20-25 gradi sotto lo zero. Questo non è un paesaggio fantastico, non l'ho inventato, l'ho desunto, l'ho dedotto da fonti che raccontano quell'inverno assurdo e indicibile. Allora, nel momento in cui io mi pongo di fronte a quel paesaggio in cui non c'è nessuno, come può andare avanti la storia? Qua sarebbe interessante, se fosse un laboratorio di scrittura, che non è, cominciare a sentire delle proposte. Che faccio? C'è il lago. Allora, io ho attivato per esempio dei sensi che di solito teniamo più spenti. Per esempio l'udito, perché tendi a scrivere soprattutto con lo sguardo, evidentemente, no? Cioè quello che salta all'occhio è quello che poi descrivi. Ma una volta che io ho descritto quella landa desolata e ghiacciata, che cosa posso fare? E metto in gioco un senso. Sembra un silenzio totale, perché non c'è nessuno, in realtà no. Se tu affini l'udito, tu comincerai a sentire crepitii, scricchiolii, fruscii. Non esiste il silenzio in termini assoluti. Il silenzio è sempre relativo. Esistono delle camere che sono congegni umani che producono un effetto di silenzio totale, ma anche il luogo che sembra più silenzioso, il luogo naturale che sembra più silenzioso, non è silente del tutto, non è tacito del tutto.
Provate a stare in un bosco, non c'è nessuno, sembra che sia proprio una qualità speciale di silenzio rispetto a quello dell'urbanizzazione della città, però intanto ci sono i tuoi piedi che calpestano il terreno e quindi senti un fruscio, uno scricchiolio, un crepitio di foglie, per esempio. E se anche stessi fermo, immobile, a un certo punto sentiresti qualcosa. E se anche non ci fossero animali, cosa implausibile almeno, no, a queste latitudini, tu comunque osserveresti da un punto di vista sensoriale qualcosa che si anima, che non sta fermo. Allora ho provato a mettere in campo questa dimensione. Però dopo che avevo messo in campo questa dimensione, che altro potevo fare? Questo a dimostrazione del fatto che l'inerzia di un paesaggio naturale, l'inerzia apparente di un paesaggio naturale senza umani, non produce un romanzo. In un romanzo ci deve essere una certa quantità, in un racconto in generale, una certa quantità di energia sprigionata da un movimento biologico che ha a che fare con qualcosa di animato, ovvero animale. Uno scrittore americano che si chiama Richard Powers, per esempio, aveva fatto un romanzo che si chiama The Overstory, quindi la sovrastoria, anche se l'hanno intitolato in un modo completamente diverso, tipo Il sussurro del mondo. Invece era bellissima, anche se difficile da tradurre in termini letterali, questa sovrastoria, perché è un libro che racconta querce secolari. Tu dici, come ti viene in mente di scrivere un libro sulle querce secolari? Ti viene in mente perché ti accorgi che la quercia secolare è una quercia che magari ha avuto, tra virgolette, davanti agli occhi Napoleone e sta ancora lì, e la tua vita è minima rispetto alla vita di un albero che dura 100, 200 anni e 300 anni, no? Questa dimensione qui era al centro di questo libro di Powers. Io lo sono andato a comprare perché ero comunque molto curioso, è un libro bellissimo, ma è un libro che non può fare a meno della comunità umana sotto a quegli alberi. Cioè, a un certo punto, dopo che tu hai descritto queste fronde, hai descritto questi tronchi enormi, hai descritto la sostanza di un mondo vegetale che si ramifica, che resiste, che dà anche un senso di totale indifferenza e imperturbabilità ai cambiamenti della storia umana, però hai bisogno poi di riferirti a quella comunità umana sotto gli alberi. E come vi dicevo, anche quando tu racconti una comunità animale, per certi versi la antropomorfizzi, cioè la rendi assimilabile a te. Quando noi pensiamo a un cane, a un gatto, ma fosse pure una faina, ci pensiamo attribuendole almeno i presupposti di un pensiero che in realtà è umano e non animale in senso assoluto. È umano in quanto animale o viceversa, non però mai immune del tutto da questa specifica verità dell'umano. Questa, come dire, era tutto un sentiero di ragionamenti che arriva alla conclusione che la frase che leggete sopra la mia testa, romanzo senza umani, si dà invece come una contraddizione in termini. Cioè la risposta di una ragazza che ho qua diritto davanti a me, che dice sì, si può scrivere un romanzo senza umani, è vera sul piano del contenuto, è falsa su un piano concettuale, astratto, logico, filosofico. Non posso scrivere un romanzo senza umani perché il romanzo, ovvero la scrittura, è una diretta e specifica estensione della vita umana. Attenzione su un pericolo di fraintendimento, non il linguaggio, perché semmai l'azzardo cognitivo del libro di Powers, per esempio, è proprio quello di quantomeno intuire il linguaggio delle piante. C'è un grandissimo oggi biologo esperto di specie vegetali che si chiama Stefano Mancuso, fa delle lezioni straordinarie ed è uno degli scrittori di saggi, diciamo, più letti nel nostro paese, soprattutto ha scritto un libro bellissimo che si chiama proprio La vita delle piante, che dimostra che noi le abbiamo molto sottovalutate nel corso dei secoli, le piante, non attribuendo loro un'intelligenza molto speciale e molto sofisticata, che però non è assimilabile a quella di creature che chiamiamo senzienti, come se le piante non lo fossero peraltro, e invece lo sono. Il punto qual è? Che le piante hanno un linguaggio, hanno un loro segreto linguaggio per noi inaccessibile, gli animali hanno un loro segreto linguaggio per noi inaccessibile. Che cos'è che fa la differenza tra linguaggi di specie viventi rispetto al linguaggio umano? È che il linguaggio umano si traduce in questa cosa che sto usando adesso, le parole. Nessuna specie su questo pianeta e presumibilmente in questa galassia, o quantomeno in questo sistema solare, perché già galassia ci allarghiamo un po' troppo, ma comunque nel sistema solare, fino a prova contraria, non esistono specie viventi adesso, in questo istante, che
sono depositarie di un linguaggio verbale, di un linguaggio che si traduce in parole. Questa è una sofisticatissima evoluzione del linguaggio in quanto tale, in quanto disponibilità comunicativa che non attiene soltanto alla specie che noi rappresentiamo. Allora, romanzo senza umani non può essere, perché solo se tu hai le parole produci qualcosa che diventa racconto, che diventa storia e che poi diventa anche romanzo. E questo è ovvio, si direbbe sempre con un termine blando di filosofia, tautologico, cioè se io dico che un romanzo senza umani non è possibile, è perché un romanzo senza umani non è possibile, questa è una tautologia. È evidente, è ovvio, chi può scrivere un romanzo? E poi faremo un ultimissimo passaggio sulla la macchina, la macchina postumana, la macchina non umana, oggi è in grado di scrivere un romanzo. Ed è la ragione per cui io nel frontespizio di questo libro ho messo un timbro che l'editore non... all'inizio non voleva, ma io ho insistito, che dice questo romanzo non è prodotto da un'intelligenza artificiale. Su questo arrivo tra qualche minuto, ma appunto il penultimo passaggio di questa conversazione, questo eccentrico monologo, ha a che fare proprio con una constatazione tautologica. Non esiste romanzo senza umani perché è solo l'umano che ha congegnato qualcosa che oggi chiamiamo romanzo. Detto in modo, se volete, un poco meno pretenzioso, è che la nostra specie, e non lo dico con orgoglio appunto antropocentrico, ma come appunto semplice constatazione, la nostra specie ha acquisito nel tempo questa capacità di tradurre in parole le proprie esperienze. Tradurre, ho detto male, in parole, dovrei dire in segni le proprie esperienze. Nelle grotte preistoriche già albeggiava la storia della scrittura come sequenza di segni. L'ideogramma, il pittogramma non sono altro che i progenitori dell'alfabeto latino, per esempio, quello che ancora oggi è in uso in larga parte del pianeta, in tutto l'Occidente, per esempio, salvo la Grecia. E quindi in quel contesto lì, effettivamente io trovo, per esempio una grotta preistorica, trovo questa sorta di spinta che deve essere stato, secondo i più avvertiti studiosi di paleografia, un salto evolutivo cognitivo. C'è stato un momento in cui il sapiens, che sarebbe la specie qua rappresentata anche in questa stanza, anche se l'abbiamo chiamato sapiens forse con una certa fiducia eccessiva e sproporzionata nelle nostre facoltà di sapienza e di saggezza, comunque ci chiamiamo Homo sapiens sapiens, questa specifica, diciamo così, tipologia di Homo erectus ha prodotto questo scarto, questa cesura con la storia precedente e ha determinato dei segni che a loro volta potevano diventare una sequenza verbale. Qualcosa che diceva in assenza dell'oggetto. Cioè, se ci pensate, questa è la cosa folgorante dell'invenzione della scrittura. Che io, o della scrittura e quindi del linguaggio verbale, che io posso parlare del lago ghiacciato come ho fatto un attimo fa in assenza del lago ghiacciato, senza indicarlo. Non è che devo farti vedere che c'è il lago. Posso portare verso il simbolo, verso la metafora, l'allegoria, e posso suggerire immagini di qualcosa che non è presente davanti ai tuoi occhi. Questo ha a che fare appunto con un salto cognitivo impressionante. Ho letto di recente dei libri che propongono addirittura una tesi ancora più, se volete, suggestiva, e non so quanto attendibile, ma molto suffragata da fonti nuove, da fonti cioè studiate in un modo diverso, magari appunto, come dire, messe a fuoco dagli studiosi, e cioè che la scrittura come salto evolutivo non è dentro una sorta di linearità, ma appare quasi contemporaneamente in luoghi diversi della crosta del mondo, di questo mondo che chiamiamo Terra, come se fosse quasi un naturale processo, il frutto di un naturale processo evolutivo, non per contagio, ma per approdo quasi diretto, inevitabile. È suggestivo, no? Cioè l'idea che fosse una componente dell'umano che a un certo punto doveva esprimersi, trovarsi, apparire. Fatto è che noi siamo dentro questa foresta di segni che chiamiamo linguaggio e tutte le nostre relazioni sono determinate dal linguaggio, dalle parole, condizionate, in qualche misura davvero determinate dalle parole. Il fatto che io mi trovi qui a parlare davanti a voi con un microfono e che abbia scritto un romanzo è dimostrativo della centralità della parola nell'universo neanche troppo simbolico, pure pratico, della vita degli umani.
Allora, il romanzo, che è semplicemente un pezzetto della storia della letteratura universale, è un genere di cui noi troviamo i prodromi già nella classicità, ma che come forma moderna si dà soprattutto nel cuore del XIX secolo. Le premesse del romanzo cosiddetto moderno sono nel tardo Settecento, il grande romanzo della modernità è il romanzo del XIX secolo, che poi ha continuato a sopravvivere, a mutare, a trasformarsi per arrivare fino a noi. Ma che cos'è un romanzo? È una storia organizzata in un certo modo, quindi è semplicemente una dimensione di quello che si chiama, con una parola forse perfino abusata, storytelling, cioè la capacità degli umani di raccontare storie, una volta a voce e poi per iscritto, ma non hanno fatto altro che questo in migliaia di anni, in decine di migliaia di anni gli umani hanno raccontato storie a loro stessi, agli altri, hanno raccontato storie per persuadere, per convincere, per conquistare, per blandire, per soggiogare, per costruire un'identità e anche solo per intrattenersi, per creare un collante sociale. Cioè questa dimensione qua veramente è strettamente umana, è di questa specie. A me qualche volta, non vi dico che emoziona, ma sicuramente affascina spostare il pensiero là, in un'altra delle milioni di galassie esistenti dove potrebbe esserci una forma di vita che ha trovato il suo proprio modo di esprimere che cosa è l'esperienza. D'altra parte, del breve passaggio sulla Terra, che pure il nostro ci sembra molto lungo, soprattutto alla vostra età, invece rispetto alla storia dell'universo, non è nemmeno un battito di ciglia, ma rispetto in assoluto alla storia di una quercia, anche per esempio, può essere veramente insignificante, però penso che per la storia di un cane o di un gatto, che è una storia breve, come sa chi ama molto gli animali domestici, è comunque una storia più breve della nostra, quella storia lì non lascia nessun segno se non è raccontata da un umano. Infatti stanno uscendo, per esempio, in queste settimane molti bei libri sui cani, cioè è uscito un libro di Sandra Petrignani, che è una scrittrice italiana, contemporanea, che si intitola Autobiografia dei miei cani. Ed è un modo anche giocoso per dire racconto la mia vita attraverso i cani che ho avuto, perché quei cani non possono esprimersi, perché quei cani non possono raccontarsi. Thomas Mann, siamo nel Novecento, scrive un libro che si chiama Padrone e cane e prova a far verbalizzare al cane quello che il padrone sente, perché lo può sentire ovviamente, ma non è sicuro che sia esattamente, come dire, bene interpretato. E allora tutto questo, no, è la galassia di cui vi parlavo all'inizio, una galassia fatta di parole che provano a dire anche l'indicibile, che provano ad arrivare anche dove effettivamente la comprensione non arriva. Però, quasi per finire, tra 2 o 3 minuti avrò concluso, dentro questo perimetro c'è l'esperienza e dunque il vissuto, e dentro questo vissuto io pesco qualunque cosa. Ecco perché anche una narrazione non autobiografica, non esplicitamente autobiografica, lo è alla radice. Posso raccontare solo qualcosa di cui ho fatto esperienza. Voi direte, ma se uno racconta appunto la vicenda di un astronauta oppure la vicenda di un uomo non vissuto in questo tempo ma proiettato di là, oltre i confini del mio tempo, come fai a dire che sia qualcosa che ho vissuto? E la risposta è una conferma di quello che ho già detto. Solo quello che posso immaginare esiste e dunque in parte sempre ciò di cui ho fatto esperienza che si trasforma in scrittura. L'unica e ultima variabile in questo ragionamento che ci dice che dunque senza memoria, memoria in senso lato, è impossibile la scrittura, ha a che fare con l'intelligenza artificiale. E quindi gli ultimi 2 o 3 minuti mi fermerei su questo, perché il libro non c'entra niente con l'intelligenza artificiale, solo che pubblicando per Feltrinelli un libro che si chiama Romanzo senza umani non volevo nemmeno troppo, come posso dire, disorientare il lettore, no? Allora ho cercato di dirgli che sì, si chiama Romanzo senza umani e poi tu scoprirai che è pieno di umani, ma soprattutto che non è senza umani al punto che a scriverlo è un non umano. È un gioco ovviamente, e come vi dicevo poi ho preteso che l'editore mettesse questo timbro. Quando il libro è uscito ovviamente il timbro è stato notato e ha generato una piccola discussione in qualche articolo, su rivista, su giornale oppure anche nei social, perché io stesso ne ho parlato nei profili social, e questo ha determinato anche qualche volta un'alzata di spalle un po' liquidatoria oppure un atteggiamento come di correzione di una presunta mia inclinazione antitecnologica o misoneista. Misoneista, adesso mi rendo conto che è un termine difficile, ma è un termine più
preciso rispetto ad antitecnologico, perché misoneismo sarebbe chi ha paura del nuovo. Ecco, io non ho paura né del futuro né del nuovo, non temo nessuno sviluppo dell'intelligenza artificiale in quanto tale, e se anche lo temessi sarebbe abbastanza ininfluente. Questo per dirvi che il ragionamento che c'è dietro al timbro, e sul quale mi soffermo rapidamente, è molto diverso. Siamo dentro un tempo in cui quello che si credeva fino all'altro ieri possibile solo per mano umana, scrivere un romanzo, oggi è possibile anche per una macchina. In questo momento storico l'intelligenza artificiale è piuttosto evoluta, come ben sapete, ed è in grado di scrivere autonomamente libri. Attenzione, Amazon è già piena di libri scritti integralmente dalle intelligenze artificiali, sono libri di solito di tipo manualistico-saggistico. ChatGPT, tra le varie applicazioni dell'intelligenza artificiale, è capace di scrivere un piccolo saggio, e voi avrete sicuramente in parte esplorato le sue facoltà e qualità anche in contesto scolastico, cosa che, dico agli insegnanti e alle insegnanti, ma già lo sanno, renderà abbastanza impervio capire che discrimine c'è tra ciò che è prodotto dall'umano umano e ciò che è prodotto in condominio tra l'umano e il non umano. Ma visto che questo è solo un piccolo dettaglio della questione, aggiungo l'altro dettaglio che invece genera questo timbro. Quando io dico questo romanzo non è prodotto da un'intelligenza artificiale, rivendico agli occhi del lettore l'imperfezione, la specificità del gesto umano che ha prodotto questa storia, che tu, se vuoi, paghi 17 euro in libreria con uno sconto minimo, se c'è qualche promozione, se no quello è. E quei 17 euro sono rappresentativi, diciamo, di un processo in cui entrano solo figure umane con l'ausilio di macchine, ma alla radice c'è un essere umano come me e voi che con la sua gastrite, con la sua esperienza, col suo vissuto, con i suoi difetti, con le sue inadempienze, con il suo patrimonio culturale dà forma a un romanzo. ChatGPT potrebbe, a oggi, simulare degli stili di scrittori esistiti o esistenti. Se io le chiedessi, mi fai una storia simulando lo stile di Charles Dickens o lo stile di Virginia Woolf, ChatGPT, come altre piattaforme, è in grado di farlo. E questo vi dà la misura di come, da qui in avanti, ma già è, siamo già dentro al problema, per un lettore la differenza tra un prodotto interamente umano e un prodotto di natura, chiamiamola post-umana o non umana, ecco, questa differenza sarà difficilmente percepibile e parametrabile. Potrei arrivare in libreria, comprarmi un libro e, se nessuno me lo dice, credere che sia scritto da un umano, invece magari è scritto da un'intelligenza artificiale. La cosa non è che deve turbarci i sonni o dire oddio è finito tutto e che ne sarà di noi, è un dato. Il timbro sta lì a marcare una differenza fin quando sarà possibile marcarla, non in termini gerarchici, verticalistici, cioè a dire guarda che il libro scritto dall'umano è meglio di quello scritto dall'intelligenza artificiale, non lo so, anzi presumo che l'intelligenza artificiale, sviluppandosi nei prossimi tempi, potrebbe addirittura essere superiore nella capacità, per esempio, costruttiva di trame. Perché nel momento in cui io imbocco l'intelligenza artificiale e gli dico di svilupparmi una trama, la sua capacità di calcolo combinatorio è talmente prodigiosa e superiore alle mie facoltà di narratore che potrebbe produrre anche delle storie incredibili, combinando piani, livelli, trame, attingendo sempre a un sapere umano, ma così distillato e, se volete, rimodellato, non riconoscibile come tale, da risultare nuovo, da risultare addirittura sorprendente. Allora, per finire, qual è il punto? Il punto è che se io do un valore alla creatività umana, questa creatività umana ha quel valore proprio perché imperfetta, perché lacunosa, perché vulnerabile e perché non imitabile fino in fondo. Quella cosa che quello scrittore ha fatto in un certo momento della storia del mondo poteva farla solo lui in quei termini. E nessuno come lui, se non a prezzo appunto dell'imitazione o del plagio. Cioè quella unicità di un libro anche scadente, di un libro anche mediocre, è il valore aggiunto della creatività umana. Il lavoro che fa un grafico o un fotografo umano oggi è pienamente sostituibile da quello dell'intelligenza artificiale. E infatti, se voi conoscete qualcuno che si occupa di grafica, di illustrazione, di fumetto
è molto più in allarme rispetto alla categoria degli scrittori e dei giornalisti, per ragioni che adesso sarebbe lungo esplorare, ma che metteranno comunque in crisi tutte le professioni creative, comprese quelle che sembravano più al riparo, gli attori. Perché l'intelligenza artificiale è ormai a un grado di evoluzione per cui, per esempio, una scena fatta di comparse non è più importante che tu la faccia con gente in carne e ossa. E quanto risparmi tempo, cestini, come si dice in gergo cinematografico, cioè i panini che devi dare, i soldi. E intanto hai fatto una scena di massa in cui di umani ce n'erano due davanti a un green screen. Questo è, a livello produttivo. Ma se io e voi domani mattina aprissimo una casa editrice e volessimo pubblicare dei libri, avremmo bisogno di un grafico umano? Oppure esistono programmi di intelligenza artificiale noleggiabili a 20 euro al mese e forse anche meno che ti sottopongono 8 copertine in tempo reale solo dandogli due chiavi, due contenuti, e quella è in grado di elaborare delle copertine per cui non hai avuto bisogno di nessun passaggio di trattativa, di dialettica, se volete qualche volta anche di attrito, no? Perché questa copertina è nata dal fatto che io avessi parlato con l'editore, gli ho detto a me piacerebbe che voi partiste da una tela di Bruegel, ma la tela di Bruegel ce l'avevo in mente io, e che però fosse poi rimodellata in chiave contemporanea, e sono 380 passaggi, ma arrivavano delle prove, e io dicevo questo si potrebbe fare così, questo cosa più chiaro, meno chiaro, che forme, quali... E il grafico, interagendo con me o con l'editore, arriva a questa soluzione che poi convince che viene stampata. E quanti passaggi risparmi nel momento in cui tu dici all'intelligenza artificiale fammi vedere 8 copertine a partire da un lago ghiacciato da una tela di Bruegel? È un esperimento che qualcuno ha fatto, sono andato una volta a presentare questo libro, mi pare, nell'Alto Lazio, e mi hanno messo di fronte dei finti quadri di Bruegel prodotti dall'intelligenza artificiale, che io non avrei mai riconosciuto come finti quadri di Bruegel o di un pittore fiammingo del primo 600. Questo per dirvi che il campo è molto confuso, molto scivoloso, non dobbiamo essere atterriti o sgomenti, e credo che per età voi comunque non lo sareste, però dobbiamo farci una domanda in più. C'è un valore che io riconosco all'umano in quanto tale, a una voce umana in quanto tale, a un'intelligenza umana in quanto tale, a un corpo umano in quanto tale, oppure entriamo in una logica di indifferentismo per cui tutto sta sullo stesso piano? L'umano e il non umano che tra l'altro noi abbiamo congegnato, a cui noi abbiamo in qualche modo dato vita? Punto di domanda. Un tempo che ci aspetta, a proposito di futuro, è un tempo in cui la confusione sarà massima e può accadere, perché è accaduto qualche settimana fa, che una scrittrice che vince un premio letterario in Giappone ammetta candidamente, dopo aver ricevuto quel premio, che quel romanzo non l'aveva scritto del tutto lei, ma l'aveva scritto un'intelligenza artificiale. Questa cosa qui crea un precedente molto, molto, molto significativo. Perché io come lettore vorrei sapere se quello che ho davanti è scritto da un umano come me o da un'altra intelligenza o dal condominio tra due intelligenze. Quindi questo timbro che sembra solo una provocazione, ho l'impressione che in futuro potrebbe perfino imporsi, un po' come si è imposto nel tempo il bollino DOP o DOC sui prodotti alimentari. Io devo sapere se questa roba che ho davanti, se questo film, questo disco, questa storia che è stata raccontata è stata fatta solo con le forze dell'umano o nel condominio con il non umano. Devo dichiararlo, io penso che sia una questione di trasparenza e soprattutto di esercizio etico, di responsabilità rispetto appunto alla forza del non umano che in molte circostanze oggettivamente soverchiera quella dell'umano, anche tra l'altro esentandoci da compiti che possono essere perfino gravosi, sgradevoli o comunque non piacevoli. In questo senso ho l'impressione che il romanzo senza umani, quindi se all'inizio di questo ragionamento che adesso chiudo, era una contraddizione in termini, lo dico anche alla ragazza appunto che annuiva davanti a me, ho la sensazione che negli anni nei restanti anni 20 di questo decennio, cioè questa seconda metà del decennio che ci aspetta e soprattutto nel prossimo, invece sarà non più una contraddizione in termini ma una certificazione dell'esistente. Sarà possibile e sarà anzi addirittura dominante una componente non umana nell'espressione comunicativa, nell'espressione simbolica e naturalmente in tutta una serie di attività che hanno a che fare con la creatività, adulterandola, modificandola, in qualche modo assorbendola e forse addirittura superandola, però io penso che l'unica cosa che può salvarci da una corsa in cui potremmo perfino schiantarci è la consapevolezza.
E questa idea della consapevolezza era rivendicata appunto in modo un po' giocoso da un timbro su un romanzo che si tradisce poi da pagina, che vi posso dire, 19, perché tu hai l'impressione che sia un romanzo senza umani, come il titolo dice, e invece è un romanzo sovraccarico di umani, perché forse non si può che scrivere di noi e quindi in qualche modo di loro. Grazie per la pazienza e per l'ascolto. Ora, io so che all'una appunto voi dovete andare via, se non prima, però se c'è qualche piccolissima improvvisa urgenza comunicativa. Questa diventerà, è verissimo, nel senso che tu sai perfettamente qual è il costo e qual è il valore di un prodotto artigianale. Puoi scegliere, a volte però vai da IKEA ed è assolutamente legittimo, però sai perfettamente che da IKEA paghi meno qualcosa che ha meno durata e anche meno bellezza, meno compiutezza, meno valore, ecco, diciamo proprio la parola, meno valore. Il che non vuol dire che non sia sensato, se tu devi arredare casa con pochi soldi, andare da IKEA, e tutti abbiamo un mobile IKEA dentro casa, suppongo, o IKEA o simili. Però se fai un investimento emotivo su qualcosa dove c'è un valore a cui dare durata, cioè sai perfettamente che la libreria Billy di IKEA, poi se la smonti non te la porti nella casa nuova, è presumibile che se sia già mezza sfasciata da sola, con l'usura, col tempo. Invece quella vecchia scrivania che sta là da generazioni, quella con l'impronta della mano in qualche modo, quella ha un valore diverso. Dico, ma solo così per aggiungere, semplicemente confermare, che non vorrei dare l'impressione che ci sia una scala di valori appunto verticale. Io penso che il punto sia invece proprio rilevare la differenza. Cioè non è che Billy dell'IKEA, da un punto di vista della funzionalità, è perfetta, però non è la stessa cosa che. Quindi nel momento in cui non le metto in una piramide, no, al cui vertice c'è l'umano puro, perché sarebbe anche un po' presuntuoso, pretenzioso, perfino titanico, no? Ma la metto in uno spazio in cui io riconosco la differenza, quella differenza assume un valore. È come se io dicessi la mia alimentazione a un certo punto, visto che ho pochi soldi e tutto sommato non mi dispiace, la tradurrò in un'alimentazione fatta solo di panini del McDonald's. Beh, è pericoloso da un certo punto di vista. E poi io credo, come hanno dimostrato molti studi, peraltro anche sull'impatto che ha sul nostro organismo, che la ripetizione di quel sapore equivale a un'anestesia del palato. Cioè tu, da un certo punto di vista, mangiando continuamente dal McDonald's, oltre ai danni al fegato, eventualmente alla tua stazza, rischi di non sentire più nessuna differenza. E invece la differenza rispetto appunto a un parametro, diciamo così, di costruzione dell'oggetto, che sia anche quello gastronomico in serie, la differenza la fa quello scarto, quella cosa per cui c'è stato il cuoco in cucina, che ha messo un poco più di sale, un poco meno, ma il fatto che ci fosse lui lì per te, nel bene e nel male, fa la differenza. E su questo, secondo me, anche se non sono un filosofo e nemmeno un antropologo, un semplice, umile narratore, che quindi assorbe dalla sociologia e dall'antropologia, ma non ne posso essere, come dire, non posso essere titolato a parlare come un sociologo, un antropologo, un futurologo, però credo che la partita di questi anni si giochi sulla nostra capacità di difendere una differenza, non di difenderci dalla possibilità, perché io penso che chiudersi sia comunque un perdere, perché l'evoluzione dell'intelligenza artificiale, se io dico per esempio, no, partendo dai presupposti del nostro ragionamento, allora è meglio frenarla, e che ne sai tu se poi una laparoscopia, una colonscopia con l'intelligenza artificiale potrebbe consentirti di riconoscere un tumore al pancreas in tempo per salvarti, meglio di quanto non facciano le tecniche mediche oggi. Quindi se io mi chiudo per partito preso, io posso anche, come dire, eliminare una possibilità. E invece io non voglio eliminare una possibilità, io voglio difendere una differenza. E d'altra parte è vero che ti puoi far visitare da una sonda, succede a tutt'oggi negli studi medici, ma poi hai bisogno di qualcuno che ti guardi negli occhi e ti dica: signora, signore, lei ha questa cosa qua. Non ti basta che stia scritta su un foglio, se ci pensate. E infatti che cosa fai se, per esempio, adesso non voglio incupirvi, ma per prendere un esempio che mi è venuto in mente ora, è certificata una malattia
da un valore inteso però in quel caso come dato, tu cerchi 40 medici. E lo fai perché senti che in quella differenza, in quella moltiplicazione, non c'è soltanto la disperazione, ma c'è la possibilità di un contatto con qualcuno che vede ciò che non è stato visto, con qualcuno che riesce a dirti le cose in un modo anche diverso. La medicina narrativa in questi anni, anche nelle facoltà di medicina, sta prendendo molto piede ed è molto parente della letteratura, perché chiede a chi si forma come medico di non diventare una macchina. Quello che chiediamo ai medici spesso è proprio quello di essere il contrario di una macchina. Sono affidabili, devono darci una sensazione di affidabilità, ma devono anche guardarci negli occhi e dirci che cosa abbiamo, no? Allora, in questo senso dico che quella dimensione dell'umano nell'umano non possiamo trascurarla e disperderla credendo che poi la reazione di un'Alexa evoluta alla nostra malattia sia la stessa cosa della reazione di una persona fatta di carne e sangue come me. È per quello che penso che poi il rischio sia di perdere di vista, ribadisco, una differenza di non saperla più difendere, illudendosi che le cose siano uguali. Non sono uguali. Anche il più mediocre dei romanzi umani ha una traccia di macchia, mi verrebbe da dire una macchia di quella insostituibilità del singolo essere umano venuto al mondo in quell'arco temporale e non ripetibile. Perché una cosa bella pure di quest'aula e sulla quale chiudiamo è che noi siamo quanti qua dentro? Una quarantina, forse di più, non lo so, comunque in ogni caso siamo tutti irripetibili, ma non lo dico nemmeno in termini enfatici, non è che dico che qua dentro ci sono degli scienziati o dei geni, nessuno di noi lo è, presumibilmente a spanne, è difficile perché la genialità si dà in casi molto rari ed è presumibile quindi che non abbia toccato noi, questo credo che serva anche un po' ad abbassare le pretese. Ai funerali di Pasolini, Moravia, battendo i pugni sul leggio, diceva: di poeti e di geni ne nascono tre o quattro in un secolo. Quindi se ne nascono tre o quattro in un secolo sicuramente non è toccata a noi, è presumibile non sia toccata a noi, ma questo non significa che noi non abbiamo dei talenti, delle specificità e delle singolarità. Vi dico quest'ultimissima cosa in 20 secondi, la voce, ho scoperto tempo fa, occupandomi di voce in letteratura, poi c'è una persona che sta facendo una ricerca incredibile su questo, la voce, mentre si vocifera, e credo che sia più una leggenda che una verità, che noi abbiamo tipo sette sosia nel mondo, non so, non si dice quella roba che... La cabala genetica fa sì che ci siano persone a te molto somiglianti ed è presumibile perché le combinazioni non sono infinite. In realtà, dicono tutti gli studiosi dell'apparato fonatorio, esistono voci simili ma non esistono voci uguali. E questa io la trovo una cosa commovente nella sua evidenza. Cioè che esistono voci che ti possono ricordare quella di qualcun altro, ma per impercettibili specifiche di questa parte attraverso del corpo umano attraverso cui emettiamo la voce è qualcosa che appartiene solo a me, questa voce appartiene solo a me, come la vostra voce appartiene solo a voi. Questa non è la voce di una macchina, quando sentiamo il navigatore satellitare che si aggiorna con una voce più profonda o una voce più seducente, è sempre la simulazione dell'autenticità di una voce che vibra, si spezza, si rompe, sale, scende, si muove, con una imprevedibilità e una singolarità che appunto nessuna macchina riproduce. Bene, grazie, buon proseguimento. Buona giornata.